Siamo scesi in piazza perché dopo 2 anni di chiusura, come anche accenderemo appunto il discorso introduttivo, sentivamo questa necessità di riprendere piano piano contatto attraverso non una marcia ma attraverso un sit-in che è più gestibile da un punto di vista di Covid, a cui purtroppo siamo ancora immersi, e quindi cercavamo appunto questo nuovo ritorno alla piazza per riappropriarcene sotto questo punto di vista, perché quest'anno di chiusura è stato molto pesante soprattutto per la gente queer e anche sotto un'ottica di violenza di genere, perché stare chiusi a casa, se voleva dire sfuggire al Covid, voleva dire anche stare chiusi a casa col proprio carnefice e quindi più soggetti a violenze di genere e violenze soprattutto omobitransfobica. Ottobre è anche il mese del coming out, l'11 ottobre ci sarà, è il giorno del coming out, e quindi abbiamo deciso di approfittarne per questa coincidenza per rivendicare questo orgoglio dell'uscire allo scoperto. Ricordiamo che il coming out è anche un'azione più consapevole rispetto all'outing, che è una violenza che gli altri ci impongono, invece noi consapevolmente prendiamo il nostro orientamento sessuale, identità di genere, e ne rendiamo partecipe tutto il mondo. Siamo qui per le donne afghane perché da circa diverse settimane stiamo organizzando un percorso cittadino insieme alla libreria Con la Pesce, che è qui presente, per sostenere le donne afghane e soprattutto l'organizzazione Rawa, che è rappresentata in Italia dal CISDA. La Rawa è un'organizzazione delle donne che lavorano clandestinamente per l'educazione delle donne e per i diritti umani delle donne, ed è importante perché lega un filo rosso la discriminazione delle donne con quella delle soggettività LGBT, perché anche in Afghanistan ovviamente la violenza e la repressione colpisce queste persone, ed è importante garantire il diritto d'asilo per tutte le persone che scappano dall'Afghanistan. Pride è comunque, il Pride dobbiamo ricordare che è una ricorrenza che deriva dai moti di Stonewall, e certamente oggi cerchiamo di attuare un'iniziativa più ragionata rispetto a magari qualche Pride che può essere immerso di rainbow washing, quindi sotto questo punto di vista per questo ci allacciamo più in maniera più ragionata anche alla questione afghana, per esempio, ecco, ai ideali di antirazzismo, visto che spesso e volentieri i Pride sono densi anche di whitewashing e dimenticano le origini. Il whitewashing è quella pratica per cui letteralmente viene tinta di bianco un'iniziativa e quindi ci si scorda delle origini legate alla comunità nera inerenti un evento come può essere il Pride, per esempio.